Bentornati su meteogiuliacci.it. Mancano pochi giorni alla fine dell'estate meteorologica che cade il 31 agosto, estate messa in crisi da una serie di perturbazioni atlantiche che, oltre a portare maltempo, mantengono un clima fresco per la stagione, soprattutto al centro-nord, con temperature più autunnali che estive. Ma state tranquilli, da giovedì e fino al weekend torneremo a riassaporare il tipico clima di fine estate, con bel tempo e temperature in aumento ma gradevoli al centro-nord, dove non supereremo i 30 gradi, mentre toccheremo punte anche superiori ai 30 gradi al sud, dove quindi l'estate continua. In particolare nella giornata di mercoledì verremo raggiunti dalla perturbazione numero 8 di agosto, che vediamo anche dall'immagine del satellite virtuale in arrivo dalla Francia, che farà sentire i suoi effetti in gran parte dell'Italia. Vediamo infatti la previsione. Ecco, rovesci e temporali che nel corso del giorno interesseranno le Alpi, il nord-est, tutte le regioni centrali e più giù anche la Puglia, la Basilicata e le zone interne della Campania, mentre resiste il bel tempo su Calabria e sulle due isole maggiori, qualche nuvola ma senza piogge anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Per quanto riguarda le temperature, farà ancora fresco al centro-nord con valori spesso al di sotto delle medie stagionali, con massime comprese tra 22 e 25 gradi al nord, tra 23 e 27 al centro, temperature in lieve calo anche al sud, dove comunque resteremo entro le medie estive, con massime per lo più comprese tra 27 e 32 gradi. E con questo concluso vi ringrazio dell'attenzione e per maggiori informazioni vi invito a consultare il nostro sito meteogiuliacci.it.